Si inaugura una zona che è stato un enorme cratere per anni e che finalmente siamo riusciti a riempire con un edificio particolarmente significativo perché allarga gli spazi per la didattica, gli spazi di servizio per gli studenti, e quindi è un progetto importante in una zona centrale che costruisce un campus urbano insieme a Palazzo Nuovo, del quale vedremo finalmente la totale riapertura nei prossimi mesi. Quali sono i numeri di questa accoglienza legata a questo? Sono numeri che riguardano sia l'intero dipartimento di lingue, sia la didattica di servizio su Palazzo Nuovo, quindi parliamo appunto di circa 6.000 studenti in questa area, che uniti a più di 11.000 studenti del CLE costruiscono in questa zona una vera e propria università. Torino ulteriormente si riconferma città nello studio. Sì, anche se come dico sovente, perché sia veramente una città universitaria, è necessario che si integrino servizi, innanzitutto servizi di alloggio per gli studenti e inoltre i trasporti, perché questo c'è ancora molto da fare. Ovviamente non tocca all'università a occuparsi di questo, ma noi siamo disponibili per fare. Siete soddisfatti di questo lavoro? Siamo molto soddisfatti perché non è semplice edificare nella parte storica di Torino e lo spazio che abbiamo qui mi sembra che sia contemporaneamente capace senza costituire una massa di costruito che non lascia prospettiva, c'è una visuale magnifica. Quindi siamo molto soddisfatti. Il progetto è molto cambiato rispetto alla fase iniziale e quindi aspettiamo oggi di lavorare. Di parti storiche di Torino, queste sono dei basti, questa era una zona d'angolo di difesa della parte storica della città. Essendo di difesa si noterà come non è perfettamente a base quadrata, ma è ad angolo appunto. Qui prima della guerra sorgeva il distretto militare che fu bombardato e da allora passò poi all'Università di Torino e rimase, come sappiamo, uno spazio non edificato. Sul resto dei lavori c'è una tempistica che avete già ben chiara? Sul resto dei lavori il cantiere sta avanzando bene, noi abbiamo deciso di allargare ulteriormente gli spazi dell'università, quindi rispetto al progetto iniziale che prevedeva una parte dedicata a commercio, abbiamo acquisito anche questa parte in modo da avere più spazi. La residenza universitaria dovrebbe essere completata l'anno prossimo e lo stesso riguarda i posti auto che sono quelli. Vorrei dire ancora una cosa: è quasi impossibile per un rettore in un mandato di 6 anni inaugurare qualcosa che ha concepito durante il suo mandato. Quindi è anche importante ricordare che questo progetto nacque sotto il rettorato Pellizzetti, fallì poi l'impresa, tutto restò bloccato per anni, noi riprendemmo il tutto, abbiamo con una nuova impresa, a quel punto si ebbe anche la possibilità di ripensare lo spazio in un modo più utile per l'università. Io ho lanciato dei progetti che conoscete, prima fra tutti quello di Brugliasco, e anche in questo caso ovviamente non sarò io, così come la ricostruzione di Palazzo Nuovo, perché il tempo medio dell'appalto in Italia sono 14 anni, il che è veramente fuori da ogni regola di buon senso. Quindi è anche importante ricordare che questo nacque sotto la gestione precedente. È una risposta concreta anche alle proteste che ci sono state nei mesi scorsi degli studenti che chiedevano più spazio? Senz'altro quelle proteste hanno attivato un meccanismo virtuoso di riconoscimento delle necessità e quindi abbiamo esteso gli spazi in modo da averli a disposizione subito e non più in là del tempo. Bisogna anche dire che, e questo è difficile da comprendere o da comunicare, che ormai con un'edilizia universitaria che è sulle spalle dell'università, perché si parla da tanti anni di un fondo di edilizia universitaria del quale non si è ancora visto nulla, quindi dovendoci noi pagare i muri, perché ci si espande è necessario avere più spazio per la ricerca e per la didattica, non riusciamo a farlo soltanto con le risorse proprie e allora bisogna attivare dei progetti di progetto di pubblico privato è quello che consente, questo anche per il fatto della salute, di avere immediatamente tutto l'investimento necessario per costruire uno spazio e poi rientra tutto in pubblico dopo un certo tempo. Capisco che l'ideale sarebbe avere un fondo di edilizia universitaria, però questo dovrebbe essere una delle politiche governative. Se ne sta riparlando adesso, speriamo che sia la volta buona.